Salve amici! Allora, mi trovo sulle mura di Lucca, sono lunghe 4 km e due sono tutte pedonabili, ovviamente tutta un'area verde. Vi faccio questo video perché sono in attesa, sto aspettando l'insegnante del ballo d'Africa, perché oggi un bel cerchio di donne ballerà tutta la musica africana, suonano dal vivo, ci sono i djembé e tutte, quindi io non potevo mancare, volevo partecipare assolutamente. Ma a parte questo, allora, chi mi segue un pochino su Facebook ha visto che dopo poi la Spagna sono stata 4 giorni sulle Dolomiti in Trentino Alto Adige, in un posto che si chiama San Leonardo in Valpasseria. È stata una bella esperienza perché abbiamo fatto insieme al bambino 7 km di un sentiero su per i monti e lì per lì credevo di non farcela neanche, perché comunque sali e scendi, passaggio di fiumi, passaggi molto stretti, alcuni anche proprio messi su un pendio dove sotto il fiume scorreva proprio a dirotto e al lato la montagna rocciosa, e noi camminavamo su un passaggio di ferro ovviamente costruito dall'uomo. Non è stato facile, sono state più di 4 ore abbondanti di cammino e... Ma perché vi racconto questo? Ecco, al di là che sia stata una bellissima esperienza, vi racconto questo perché è stata un po' come una prova, no? Comunque avevamo il passeggino, avevamo il bambino piccolino, a 2 anni e 3 mesi, Santiago, eravamo io e mio marito e un gruppo ovviamente di altre persone. E abbiamo cominciato a camminare, all'inizio è stato anche bello, cioè è stato tutto bello, però all'inizio c'era un po' l'adrenalina, l'eccitazione, no? Abbiamo incontrato le mucche, abbiamo incontrato delle capre che pascolavano, in maniera proprio del tutto libera, non c'era un pastore che le seguiva, ecco. E comunque i fiumi, le cascate, era tutto bellissimo. Poi è arrivata un po' la stanchezza, sono arrivati questi ponti d'acciaio che attraversavano da un lato all'altro questi fiumi con un'acqua, insomma, che aveva una potenza non indifferente, anche perché aveva appena piovuto quasi tutta la settimana, quindi i fiumi erano belli pieni. E vi racconto questo perché più volte ci siamo viste insieme anche all'altra ragazza a mollare un po' il sentiero, proprio perché c'era un po' la paura, ma il bimbo, ma dopo, quando avevamo già percorso diverso tempo abbiamo trovato un cartello che mancava ancora 5 km, lì avevamo la possibilità sia di girare e andare a diritto, insomma, e attraversare tutto il fiume in questo ponte lunghissimo di ferro che faceva che, perché comunque bastava abbassare lo sguardo così e noi vedevamo l'acqua, perché era tutto bucato, fatto con delle lastre bucate, no? E forellate, ecco, se più preciso forse, dove si poteva andare al ponte, al pullman, scusa, a prendere il pullman che poi ci avrebbe portato in paese, oppure raggiungere il paese direttamente a piedi, tutto seguendo appunto un sentiero, ovviamente delineato dal sentiero numero 1 del Passo del Moso. Incontravamo tantissimi tedeschi, delle persone che camminavano, anche anziane, e ogni volta le si chiedeva: senta, ma se noi continuiamo con il passeggino, ma com'è? E c'erano alcune persone che ci scoraggiavano, quindi mi ricordo che una signora fece anche il segno della croce per dire: mamma mia, ma come con il passeggino? Quindi questa voce e di queste persone che venivano dalla parte opposta ovviamente ci bloccavano un attimo, anche mio marito. Quindi quando siamo arrivati a quel bivio dove si era fatto appena 2 chilometri, a diritto potevamo andare al pullman e sulla destra invece avevamo di nuovo il percorso della durata di della lunghezza di 5 km, subito ho detto: no, andiamo al pullman, ma come? Perché poi una volta che si continua per i 5 km, chi cavolo torna indietro, no? Fortunatamente poi c'è stato comunque le altre mamme che hanno detto: no, ma andiamo, non è brutto mollare adesso, e quindi anche noi siamo andati e abbiamo cominciato. Come vi ripeto, non era semplice perché c'era tantissime salite, tanti sassi, quindi prendi il passeggino, giù il passeggino, era faticoso, avevo paura poi di non riuscire ad arrivare in fondo. Se avessi voluto tornare indietro a 2,5 chilometri sarei stata una stupida, dove andavo, insomma, no? Ma tutto questo, ora ve lo dico il perché. Perché ho visto come è interessante e fondamentale il giudizio degli altri. Quando passavano delle persone che ci dicevano: no, ma come, ma guardavano proprio il passeggino, no, ma come fate? Beh, è dura, it's hard. Noi ci spaventavamo, però poi continuando vedevamo che non era era così difficile, anzi la parte che avevamo già fatto iniziale era molto più difficile di quella che ci aspettava e che poi ovviamente abbiamo scoperto dopo.
poche persone, una coppia, avevano degli occhi molto luminosi, belli, lei era molto bella, lui molto, una bella luce comunque intorno a sé, ha detto no, ce la fate, non vi preoccupate, sempre in lingua perché c'erano molti stranieri a fare questo percorso. Però ecco, veramente com'è facile farci abbattere dalle altre persone, dal pensiero delle altre persone. E questo accade, questo era un sentiero, ma accade anche in tutto il sentiero della vita. Quante volte diciamo no nelle cose che possiamo fare semplicemente perché qualcun altro ci avvisa no, ma come, è difficile, è dura, oppure semplicemente non ce la puoi fare. A volte sono gli stessi genitori, no, che lo dicono, hanno i figli, voglio fare un percorso scolastico, no, ma quello è troppo difficile per te, che prendi ingegneria o liceo classico, e quindi abbattendoti già prima di partire. Ecco, in tutto questo vi dico che è fondamentale che la vostra volontà non ceda e che la mente non dia retta a questi pensieri che non sono altro che demoni. Li chiamo demoni perché hanno un compito ben preciso, cioè quello di non farti andare avanti, di non farti neanche attraversare quel ponte. Quando dico di cambiare vita, no? Cambiare lo stile di vita, c'è sempre un elastico legato che ti prende con uno spillo dietro la schiena e che ti riporta con degli eventi a cui siamo abituati al punto di partenza, e poi rimane in vano, no? Tutti i sacrifici che invece abbiamo fatto per cercare di oltrepassare quel ponte. Quindi ribadisco che è molto importante superare i nostri limiti, innanzitutto vedere quali sono i nostri limiti ed accettarli, e consapevolmente poi di insistere per superarli. Questa è una cosa fondamentale, perché vedrete che è molto più semplice di quello che poi ci viene raccontato, ed è molto più semplice anche rispetto alla paura invece che ci viene posta dalla nostra mente. Quindi dovete andare avanti, perché alla fine del percorso noi ci siamo sentiti assolutamente entusiasti. Santiago ha fatto anche una mezz'oretta di sonno durante tutto il percorso, ci siamo fermati alla base di su una spiaggetta a fare merenda, si è mangiato una mela, avevo preparato un panino con la frittata, opla, non ci avevamo messo paura, un panino con la frittata, abbiamo fatto merenda, quindi è stato un bel percorso, siamo stati all'interno di boschi fatti di abeti grandissimi, quindi è stata anche un'emozione importante. No? Perché poi ogni volta che si entra in un bosco lo spirito di questi alberi ti entra dentro, tanto che ho ringraziato tanto. E subito dopo poi siamo andati ad una fattoria, come se non bastasse, dopo tutta la mattinata piena di emozioni. Siamo andati ad una fattoria, abbiamo visto ovviamente biologica, dove c'è tutta la produzione di latte e formaggi biologici, e abbiamo visto le mucche, ci hanno dato la possibilità anche di mungerle, è stato meraviglioso, devo dire mi è anche riuscito subito, quindi ci sarei anche portata a mungere le mucche. E, insomma, una giornata veramente splendida, e penso che anche per il bambino, nonostante tutto sia piccolo, sia un ricordo dentro di sé, anche perché la mucca le aveva rubato il ciuccio, quindi sarà una cosa che non si dimenticherà mai. E, comunque vi abbraccio e aspetto con ansia le mie compagne per ballare su un baluardo qui delle mura al verde, la musica africana tribale, dove darò il meglio di me e libererò tutta la mia energia femminile. E poi vi ricontatto, vi rifarò sapere. Un grande abbraccio, abbraccio. Grazie! Che bella giornata che mi sono fatta! E ringrazio per questo, perché bisogna ringraziare! Non solo bisogna andare avanti e superare i limiti, ma bisogna...